L'allevamento artificiale del pesce per il ripopolamento delle acque interne richiede una paziente e diligente opera di selezione e di cura. Assistiamo alla ricerca nel lago di Bracciano di nastri ovarici di pesce persico che si rimmengono distesi su piante acquatiche. Il raccolto passa all'Istituto Ittiogenico di Roma, dove esistono speciali apparecchi per l'incubazione delle uova. Ecco come si presentano all'ingrandimento le uova contenenti l'embrione. Anguille, barbi, tinche, seppie, trode, tutti i pesci d'acqua dolce vengono qui allevati artificialmente fino a quando saranno in condizioni di poter provvedere alla propria esistenza. Vengono allora liberati a milioni nei laghi. Ed ecco alcuni superbi esemplari d'anguille 3 anni dopo la semina.